Ciao ragazze, oggi nuova collaborazione, si tratta di Crealash o Crea Product. Inizio col dirvi che purtroppo la collaborazione è stata sbagliata stavolta, ovvero l'azienda mi ha mandato un prodotto che non avevo richiesto. Io avevo richiesto questo prodotto che vi lascio qui da qualche parte. Era quell'aggeggino per i capelli, una clip per i capelli che tu la fissavi qui sulla ciocca che volevi tagliare e ti aiutava a tagliare i capelli in modo retto o a scalare. Ma non ha importanza, cioè, per me che non ho acquistato, perché magari acquista, magari fa qualcosa. Questo prodotto è comunque una bellissima idea, nel senso che ho visto da qualche parte che qualcuno ha avuto questa stessa collaborazione e l'ha saputo usare. Solo che io mi rendo conto, vedendo queste immagini, che questo prodotto può essere utile per chi è imbranata ancora come me con l'eyeliner. Quindi adesso lo apriamo e vi spiego nel dettaglio di come funziona e di che si tratta. Quindi cerco di aprire. Ah, inizio col dirvi che la collaborazione arriva intorno alle 2 settimane più o meno ed è confezionata abbastanza bene, sempre con la nostra Pluriball. Vediamo se la riesco a scoppiare una. Niente. Apro il pacchetto e vi faccio vedere meglio che cos'è. Ce l'ho fatta. Ok, ho combinato un patatrac. L'azienda mi ha regalato anche questi clip in più. Queste clip in più sono in cartone più o meno. Sono le stesse cose di questo originale, che è in plastica. E serve esattamente per non macchiarci il viso, quindi il sotto della palpebra, dell'occhio. Quando mettiamo il mascara, adesso applico il mascara, ma io, che sono parecchio intelligente e creativa, ho avuto un lampo di genio, un colpo di genio. Nel senso che, siccome, come vi dicevo prima, non sono bravissima con l'eyeliner, ho pensato, ma se io usassi questo cosino qui per metterlo da questo lato e mi tracciassi la mia linea di eyeliner per così, cosa succede? Lo sperimentiamo insieme nel tutorial che farò adesso. Dunque, avrei bisogno di uno specchio, ma io che sono intelligente, lo specchio lo dimentico, uso quello della videocamera. Videocamera. Questo è il mio eyeliner, spero di non combinare uno schifo. Col pennellino cerco di applicare benissimo sta cosa. Comunque non me la sono sentita di ricontattare l'azienda per dire che il prodotto è sbagliato. Perché se mi riesce questa cosa dell'eyeliner, comunque sono un genio. Ok, fissiamo come si deve sto coso. Chiudiamo l'occhietto. Oddio! Perché ho paura, ragazze? E poi comunque tutto il resto ce lo tracciamo da sole. Si macchia il cosino, quindi non sotto l'occhio, ed è una cosa utilissima. E andiamo a crearci la stessa cosa nell'altro occhio, cercando di non sbagliare. Poi lo posso anche pulire, perfetto. C'è un modo per non sbagliare e farlo uguale? Penso di sì, sia così. Perché non ci vedo? Ho sbagliato, ho colpito il cosino. Ragazze, non è male sto coso, sono un genio. Ho inventato il Crea Eyeliner. Benissimo, questa è una prima parte di quello che ho pensato io per fare l'eyeliner. Anche una piccola pallina qui, una lineetta, non è sempre scomodo, comunque è sempre utile come ingegneria. Ok, cosa sto dicendo? Va bene, voi mi volete bene lo stesso. Adesso lo proviamo col mascara, vediamo se funziona, ma funziona sicuramente, è stato creato per questo, quindi funzionerà alla grande. Apriamo il nostro mascara. Spero di non combinare uno schifo. Dunque, io voglio usarlo per qua sotto. Oddio, ho preso un capello. Dunque, no, aspettiamo un po' come lo usa questo. Ok, per le ciglia superiori bisogna metterlo sopra. Questi capelli li sto buttando, ok. Iniziamo subito. E
che se calpesto, cioè se schiaccio. Ah, ok, ho capito. Ok, il mascara si mette in questo modo, quindi rifacciamo lo stesso percorso, perché uno occhio è più piccolo dell'altro? Rifacciamo lo stesso avvenimento. Che bello. Ah, funziona, in questo sono più brava. Guardate quanti pellini. Ok, forse qui si vede meglio. Insomma, e poi si può passare anche sotto. Quindi per applicarlo sotto facciamo questo procedimento. Sempre il mio capello devo in qualche modo tingerlo. Quindi sotto così. Apro la bocca come un pesciolino apposta. Cazzo, ci vuole concentrazione questo coso. Va benissimo, ok. Dunque, ritornando a noi. Ritornando a noi, quindi stavo dicendo che questo prodotto è davvero molto utile. Quasi quasi sono più contenta di aver avuto una collaborazione diversa da quella che mi aspettavo, cioè di non avere il cosino per i capelli, la clip per i capelli. Ma questo perché comunque riuscirò a migliorare il mio eyeliner. Cioè, vedo questo, ragazzi, che è una cosa pazzesca. Poi ovviamente bisogna tracciare meglio la linea, eccetera, eccetera. Niente, ringrazio l'azienda per questa possibilità, per questa opportunità. Io spero che questa cosa vi sia piaciuta. Guardate qui ancora ho altre 6 clip, mi pare. Non so, questi sono, diciamo, usa e getta da viaggio, ma anche quello è comunque carino da viaggio. Una cosa che mi mancava è che mi serviva. Non dico per il mascara, però per l'eyeliner. Quindi se qualcuno vuole fare un pensierino per collaborare con questa azienda, consiglio anche questo aggeggino perché ha difficoltà con l'eyeliner. Lo vedete sicuramente in qualche mio tutorial che farò poi man mano che smetto di recensire i prodotti. Vi mando un grosso bacio, grazie per avermi ascoltato, anche se vi sarete annoiati sicuramente, e che non lo so ancora applicare. Ringrazio l'azienda, ringrazio voi. Un grosso bacio, al prossimo video, ciao!